La notte si annunciava chiara, la sera era serena, la gente nel cinema assisteva seria al magico 4x4 del circo di Brema. Nel cielo all'improvviso si aprì un lampo, la pellicola di colpo si spezzò e apparve all'improvviso sullo schermo un pellegrino vestito di chiffon. Il silenzio piombò come un veleno e tutti cominciarono a pregare, levato il piccolo ninetto scemo che continuò a giocare. Con una mano dentro i pantaloni e un piede leggermente sollevato, urlò nel cinema la sua domanda: chi è che ti ha mandato? E il pellegrino si guardò le unghie e disse: così sia, facciamo presto. Chi mi manda non parla questa lingua e non importa che sappiate il resto. È troppo tempo che cammino, vengo dalla montagna e vado al mare. È troppo tempo che cammino e questa sera mi vorrei fermare. E tre angeli nella notte, con le catene sotto il giaccone, facevano la guardia al mistero, come rondini su un balcone. E nella notte, alle loro spalle, le loro voci diventavano fumo. Qualcuno cominciava a aver paura, ma non parlava nessuno. E dietro un fondale di stelle, gli impiegati della compagnia rubarono tutta la frutta dagli alberi e la portarono via